Io vi ringrazio per aver accettato ancora una volta, diciamo, l'invito a venire a questi, al Cenacolo di Vestibologia di cui molti di voi sono già associati. Quest'anno, questa volta avete visto, abbiamo cambiato location perché abbiamo voluto organizzare anche un'altra manifestazione che poi ci vedrà protagonisti tutti quanti insieme. Oggi abbiamo due ospiti, come sempre, abbiamo due ospiti di eccezione. Il professor Casani, che tutti quanti voi conoscete, dell'Università di Pisa, che è già stato ospite da noi nel primo anno. Vero? Il primo... Eravamo subito nel post-terremoto dell'Aquila. Bravissimo, nel post-terremoto dell'Aquila, infatti facemmo anche un minuto di silenzio, cercammo di essere compartecipi di quella catastrofe. Quando ancora il Cenacolo non era una vera associazione. Oggi che è una vera associazione l'abbiamo richiamato per fare il punto della situazione sulle terapie transtimpaniche. E poi c'è un cambio nel programma, mi dovete scusare, ma il professor Gallenga ha dato forfè perché oggi riceve un premio internazionale alla carriera, eccetera, quindi si scusa, ma non è stato possibile averlo con noi oggi. Ma non è una sostituzione, assolutamente. Abbiamo chiesto al professor Marcelli, che voi conoscete la valenza scientifica e la grande capacità comunicativa di Vincenzo Marcelli. No, è vero, Vincenzo, perché io... Ogni volta che ti sento è una novità e ogni volta che ti sento è un piacere perché sei chiaro, sei preciso nella tua esposizione, che parlerà di una cosa molto particolare che in realtà non si è mai sentita, il magnetismo, i rapporti tra le interferenze magnetiche e il labirinto. Pensate soltanto alla risonanza magnetica, pensate ai polipolini cellulari, quanto questi possono essere, diciamo, possono interferire con il nostro apparato vestibolare. E credo che ci sarà molta discussione. Vi voglio anticipare anche quello che succederà dopo queste due conferenze, dopo queste due relazioni. Alla fine, dopo le relazioni, si farà, questa volta c'è un pranzo, il cenacolo diventa proprio pranzacolo, cioè pranzeremo tutti quanti insieme, quindi, e pranzeremo nei locali della Bottega d'Arte, dove abbiamo organizzato una mostra d'arte dal titolo Equilibrium, come tutti sapete, in cui abbiamo chiesto a un certo numero di artisti che sono nazionali e internazionali, che hanno esposto all'estero, che hanno esposto alla Biennale di Venezia, quindi artisti di calibro, di produrre un'opera, una o due opere, il cui tema fondamentale fosse proprio l'equilibrio, cioè dare la loro interpretazione personale dell'equilibrio. In questa kermesse, in questa collettiva, ci saranno opere di pittura, di scultura e anche di fotografia di un'associazione che è l'Associazione Medici Fotografi, che opera da 30 anni in Abruzzo e che è stata fondata da un abruzzese che si chiama Danilo Susi, che è un gastroenterologo, in cui una serie di colleghi, ma ne sono, non so quanti associati hanno, mi sembra più di una centinaia di associati, nei loro viaggi, nel loro tempo libero fanno fotografie e le espongono in Italia e all'estero, quindi hanno una valenza veramente artista. Poi li vedrete, a ognuno di voi ovviamente verrà dato il catalogo della mostra, per cui nella quale ci sono le vite degli artisti, le opere che hanno fatto e anche dei testi critici. Un testo critico di Paolo Levi, che è un, insomma, critico d'arte molto conosciuto e che sponsorizza, diciamo così, una serie di artisti che si sono raccolti in un movimento che si chiama Movimento degli Arcani, e di Cristina Ricciardi, che è una nostra critica d'arte della nostra università. Dopo il pranzo io vi inviterei a rimanere perché dopo
una mezz'oretta, ci sarà una visita guidata a Palazzo De Maio, che è il palazzo che sta qua di fronte, che è un palazzo di proprietà della Fondazione Carichieti, che ha al suo interno una serie di strutture architettoniche, ma anche di argenterie, di quadri, cioè una vera, sarà una mostra ovviamente guidata. Questo per fare da tramite alle 4:30, quando comincerà la conferenza sull'equilibrio della mente, che aprirà ufficialmente la mostra. Quindi il pranzo sarà fatto all'interno della mostra in una apertura fatta soltanto per noi, e poi ci sarà questa apertura ufficiale di questa mostra. Con questa conferenza, dove parleranno il professor Gian Antonio, che molti di voi conoscono perché è spesso ospite di Mara Venier in televisione, è uno psichiatra che parlerà dell'equilibrio dei pazienti, dei soggetti che hanno subito un terremoto, quindi ci rifacciamo anche a quello che è successo qualche anno fa. Ci sarà il professor Dorazio, che è un nutrizionista, e parlerà dell'equilibrio dell'alimentare, che essendo un tema dell'Expo ci ha permesso anche di stare qua nella Camera di Commercio. E poi ci sarà il professor Mario Fulcheri, che parlerà invece dell'equilibrio della mente, in senso lato soprattutto degli artisti, tra genio e sregolatezza. Quindi argomenti culturali, non posti da un punto di vista strettamente scientifico, però che secondo me sono piacevoli da ascoltare. E poi ci sarà l'inaugurazione della mostra. Penso che saremo raggiunti anche, anzi sono sicuro che saremo raggiunti anche dal Presidente della Regione, che mi ha telefonato e ha voluto venire, vuole venire all'inaugurazione di questa mostra, quindi ci sarà anche il Presidente della Regione, il Sindaco, non lo so. Ringrazio il Professor Croce che è qui con noi quest'oggi e lo ringrazio. Bene, io penso di avervi detto tutto e mi auguro che molti di voi rimangano, perché, ripeto, è un avvenimento unico nella storia della nostra associazione, ma anche nella storia, diciamo, della vestibologia in Abruzzo. Quindi vi auguro un buon proseguimento, e lascio la parola ad Augusto Casani. Grazie. Comincio a parlare da qua, in attesa poi che mi venga fornito un microfono in modo da potermi muovere. È la mia abitudine parlare muovendomi, forse sarà la sindrome da iperattività, ma comunque non so. Prima di tutto è doveroso un ringraziamento al professor Neri, che per la seconda volta mi invita qua a Chieti. È un suo veramente grande merito quello di aver introdotto a livelli veramente elevati la vestibologia in ambito abruzzese, e quindi questo è una cosa della quale dobbiamo rendergli merito. Mi scuso nei suoi confronti, perché purtroppo per motivi di impegni e anche per un certo affaticamento, ieri ero a Pavia ad un altro master, quindi insomma, non è stata una cosa così agevole, tenendo presente anche che la tangenziale di Bologna, che non conoscevo così drammaticamente affollata, mi ha costretto addirittura un paio d'ore di coda, quindi è stato un viaggio massacrante. Spero che tutto questo non interferisca con la mia capacità comunicativa. Bene, Giampiero mi ha affidato un compito, che è quello di valutare le terapie intratimpaniche, valutare a che punto siamo arrivati in questo ambito. Bene, effettivamente la terapia intratimpanica rappresenta una novità relativa, nel senso che è fin dagli anni 50 che qualcuno si era occupato di questo argomento, in special modo nel trattamento di alcune affezioni che avevano delle difficoltà di trattamento, quali la malattia di Meniere. In effetti lo scopo è quello di far giungere farmaci all'orecchio interno, e in questa diapositiva vedete come la strategia per far arrivare farmaci all'orecchio interno può essere quella di somministrare il farmaco per via sistemica, somministrarlo per via intratimpanica, oppure addirittura esistono oggi delle modalità che ci permettono delle strategie cosiddette intratimpaniche. In effetti bisogna dire che la somministrazione sistemica ha una bassa capacità
di interagire con l'orecchio interno, la sicurezza è relativamente bassa, basti pensare alle terapie con alcuni farmaci che hanno degli effetti ototossici importanti, e c'è il rischio appunto di effetti collaterali sistemici. Questo è il motivo per cui sono nate le terapie antitimpaniche: cercare di avere un carattere minimamente invasivo in modo da poter raggiungere l'orecchio interno con alte dosi del farmaco in questione e cercando contemporaneamente di minimizzare gli effetti collaterali a livello sistemico. È chiaro che quando io arrivo direttamente sull'orecchio interno con dei farmaci attraverso delle modalità che cercheremo poi di capire, praticamente io ottengo il massimo. Chiaramente però questa è una condizione che non è scevra da rischi. Basti pensare che in definitiva le prime metodiche intratimpaniche, o meglio intracocleari, sono quelle che si utilizzano attraverso le tecniche di impianto nucleare, laddove praticamente la chiocciola già non esiste più. Effettivamente questo vi fa capire come il rischio di danno cocleare in questi casi, di danno a cochlea vestibolare, sia particolarmente elevato. Ecco perché in definitiva la terapia intratimpanica rappresenta un buon compromesso tra la capacità di raggiungere l'orecchio interno e la minimizzazione dei rischi dovuti alla somministrazione sia sistemica che intracocleare. E qui vedete rappresentato un esempio di trattamento intracocleare. Praticamente uno dei primi elementi è stato quello di rivestire l'elettrodo con del materiale siliconato, il quale a sua volta conteneva ad esempio del desametazone, del cortisonico, e questo praticamente ha dimostrato una certa efficacia nel ridurre l'impedenza dell'elettrodo fino a 6 mesi da dopo l'intervento, quindi in modo da migliorare l'outcome dell'impianto cocleare. E in questa, spero si veda la freccetta, in questa diapo, vedete come la introduzione di materiale diciamo cortisonico ha permesso di ridurre fortemente la presenza di materiale fibroso. Vedete che questo è materiale fibroso e questo comporta una elevata impedenza dell'elettrodo, e questo comporta una difficoltà poi alla programmazione successiva attraverso la fase di riabilitazione. Quindi vedete come la terapia intratimpanica ha iniziato ad avere effetti a livello intracocleare proprio in virtù della pratica che ormai è diventata comune dell'introduzione dell'impianto cocleare. Bene, vi dicevo che la terapia intratimpanica è nata negli anni 50. Elsner fu il primo a utilizzare nella malattia di Meniere l'introduzione intratimpanica di farmaci anestetici, però in definitiva si deve a Schuchnet nel 1956 la introduzione della streptomicina. Chiaramente si disse: voglio distruggere l'orecchio, invece di fare una labirintectomia o di arrivare ad una neurectomia vestibolare, vediamo se io riesco ad applicare una ablazione chimica utilizzando la streptomicina, che come sapete benissimo è un farmaco fortemente ototossico. Solo successivamente si passò alla gentamicina, ne parleremo diffusamente più avanti, visto praticamente la sua azione che è prevalentemente vestibolotossica e molto meno cocleotossica. In pratica con la terapia intratimpanica cosa vogliamo fare? Noi vogliamo porre le sostanze a contatto con le finestre che possono permettere il passaggio del prodotto dall'orecchio medio all'orecchio interno, e questa finestra è rappresentata esclusivamente, o quasi, vedremo poi che questo è vero fino a un certo punto, dalla finestra rotonda. Attraverso questa struttura è possibile che il farmaco possa passare all'orecchio interno, e quindi a questo punto sono stati introdotti vari tipi di farmaco. Io ho esperienza prevalentemente nel caso della malattia di Meniere nella sordità improvvisa, però sappiamo benissimo come oggi c'è tutto un trend attraverso l'utilizzo di anticorpi monoclonali per il trattamento delle forme di ipoacusia su base autoimmune, i neurotrasmettitori, inibitori dell'apoptosi, ne parleremo più avanti, ma ciò che è di maggior impatto è l'utilizzo degli steroidi. In effetti tutto questo in modo da permettere localmente di raggiungere degli elevatissimi livelli di farmaco a livello della perilinfa, prevalentemente della scala timpanica. Funziona? Perfetto. Scusatemi. Così perlomeno ho la possibilità di interagire meglio. E c'è un lavoro molto importante di questo autore neozelandese, che si chiama Baird, che ha dimostrato sempre i pazienti che avevano sottoposto a impianto cocleare che la somministrazione intratimpanica portava addirittura ad una presenza 88 volte superiore di desametazone nell'orecchio interno rispetto alla somministrazione sistemica di elevate dosi, quindi con tutti i rischi che ne conseguono dal punto di vista della tossicità sistemica. Naturalmente ci sono dei problemi, perché effettivamente i protocolli, bastano delle piccole variazioni del protocollo affinché ci siano delle enormi variazioni del farmaco che arriva all'orecchio interno.
Poi, come somministro il farmaco? Così, in maniera semplicemente tratto dalla, aspirato dalla chiavetta del desantazione, ecco l'importanza della produzione da parte di alcune ditte dei cosiddetti sustained delivery substance, che non sono nient'altro che delle molecole che creano un preparato retard. Quando noi abbiamo parlato all'inizio di gentamicina tempanica, facevamo un lavoro in cui utilizzavamo la gentamicina mescolata al Tisucol. Il Tisucol, chi fa chirurgia dell'orecchio e non solo, conosce benissimo, era praticamente una specie di, come dire, 804 della mutua, nel senso che noi utilizzavamo il Tisucol. Oggi invece alcune ditte, la Otomics nordamericana, produce una specie di molecola glicolica contenente anche parzialmente acido ialuronico, che viene venduta in termini anche parecchio expensive, non è ancora approvata in Italia, ma che è già pronta per la sua amministrazione tempanica. Questo vedremo, permette di raggiungere dei dosaggi elevati, ma più che altro prolungati nel tempo. Poi dipende molto dalla molecola, ma dipende moltissimo anche dalla condizione della finestra rotonda. Questo per dirvi che in definitiva, quando io somministro un farmaco per via intratimpanica, allo stato attuale delle conoscenze è assolutamente imprevedibile ciò che avverrà nell'orecchio interno. Per cui, tutto sommato, l'output può essere estremamente variabile. E una delle prime variabili è questa: le caratteristiche della finestra rotonda. Io sono, scusate, ho sbagliato. Della finestra rotonda, no, è questo. Questo è uno strumento che mi ha dato Vincenzo Marcelli, forse ci ha messo qualcosa. No, è di Napoli, va bene. Però funziona. Allora, la finestra rotonda è questa nicchia ossea che i chirurghi dell'orecchio conoscono molto bene e che ha, diciamo così, una dimensione, una superficie di 2,84 mm e lo spessore, che è estremamente importante, non varia con l'età, è di 70 micrometri. Ora, teniamo presente che nel cincilla è di 10-14 micrometri, di voi che vi importa di quello che è presente nel cincilla. È importante perché tutti gli studi sulle terapie intratimpaniche sono stati fatti dagli animali da esperimento, quindi bisogna sempre, diciamo, è vero che la ricerca ha questo carattere traslazionale, però traslare quello che troviamo nel cincilla oppure nel Guinea Pig, eccetera, all'uomo non è sempre così facile, basti vedere questa differenza. Da un punto di vista obiettivo, facendo una timpanotomia esplorativa, non si vede la finestra rotonda, perché praticamente è oscurata dal promontorio e poi ci sono delle picche mucoperiostee che possono addirittura in qualche caso far parlare di una falsa membrana della round window. Quello che è importante è che comunque questa struttura ha una certa permeabilità, che deriva dalla presenza di tre strati, anche se questo strato è meno spesso al centro. C'è un epitelio esterno, che è un singolo strato, con digitazioni di unzione serrate, in modo tale da far sì che effettivamente la, come dire, capacità di passaggio del farmaco, o comunque di qualsiasi cosa che è presente nell'orecchio medio, non sia particolarmente facile. E tra l'altro è una specie di elemento di difesa, tanto è vero che nei pazienti con otite cronica questo strato è fortemente estensibile, addirittura in qualche caso possiamo trovare anche neutrofili e macrofili, quindi diciamo dimostrazione di una certa capacità, chiamiamola, di difesa immunitaria. Lo strato intermedio è praticamente un elemento di tipo fibroso con fibre elastiche e fibroblasti, va bene? La parte interna invece è una specie di cellula endoteliale, cellule sinusquamose, piatte, che però, vedete, non coprono completamente lo spazio, per cui ci sono anche delle lacune intercellulari che sono quelle che permettono, diciamo, anche il passaggio, tant'è che in alcuni casi il connettivo è in stretto contatto con la perilinfa. La membrana, che qui la vediamo in una, diciamo, dimensione meno magnificata rispetto a quella precedente, questa è la nicchia della finestra rotonda, è chiaro che questa membrana è semipermeabile e per la maggior parte c'è una diffusione passiva, in virtù di un gradiente di concentrazione fra orecchio medio e perilinfa della scala timpanica. Però esiste anche un meccanismo attivo, che dipende da vari fattori, in primo luogo la dimensione delle molecole. Praticamente nel cincilla, dove sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti, passano le molecole di un micrometro e quelle di tre. No, la carica elettrica, per esempio, se si usa la ferritina cationica, che è positiva, passa, la anionica no. La flogosi, per esempio, nelle fasi precoci, è chiaro che una vasodilatazione di questa zona aumenta fortemente la permeabilità. Però globalmente possiamo dire che la maggior parte del passaggio del farmaco dall'orecchio medio all'orecchio interno deriva dalla diffusione passiva. Solo
in un 10-15% diciamo, della sostanza viene praticamente trasferito attraverso dei carrier che sono presenti nei microbiti, specialmente dell'epitelio esterno. Primo bias. Spesso chi ha fatto terapia antitimpanica, per esempio per la meniere, introducendo la centamicina, non ottiene risultato. Allora, che cosa succede? La prima cosa è dovuta ad un mancato contatto del farmaco con la finestra rotonda. Oggi con le terapie chirurgiche basate sulle tecniche endoscopiche è possibile andare a visualizzare direttamente le caratteristiche della finestra rotonda, e allora si è dimostrato quello che gli anatomici ci avevano già insegnato, vale a dire che nel 30% dei casi ci sono delle pieghe mucose, che nell'11% dei pazienti, dei soggetti normali c'è grasso e tessuto fibroso a livello della nicchia, che addirittura c'è una ostruzione completa nel 2% dei casi. Quindi in primo luogo c'è questa situazione che impedisce al farmaco di arrivare a contatto con la mucosa che riveste la finestra rotonda. Questi sono praticamente tutti i fattori favorenti o condizionanti l'assorbimento delle sostanze. È chiaro che un farmaco che ha un basso peso, una molecola di basso peso molecolare, una molecola idrosolubile, passa sicuramente meglio rispetto a molecole che hanno una certa liposolubilità. Ci sono poi delle azioni facilitanti, per esempio l'alcol benzilico, che di solito è presente in moltissime preparazioni steroidee, facilita in quanto crea una specie di, come dire, vasodilatazione. E attenzione però, se io utilizzo delle sostanze saline, questo crea un fenomeno infiammatorio, e il fenomeno infiammatorio, ripetuto, può determinare l'insorgenza di reazioni fibrose che impediscono un ulteriore passaggio del farmaco all'orecchio. Ecco perché in definitiva l'idrocortisone, per esempio, non viene utilizzato molto come terapia antitimpanica, e si utilizza prevalentemente il tesametazone, perché questo ha un'azione importante per contrastare il fenomeno infiammatorio, ed è questo il motivo per cui molte di queste soluzioni vengono tamponate, per esempio con bicarbonato, in modo da ridurre il pH, e questo praticamente permette di ridurre le reazioni infiammatorie che causano poi le anomalie a carico della finestra rotonda. Qui purtroppo non sono bellissime queste immagini, ma qui ci sono dei filamenti mucosi, questa è una soluzione totale, lasciamo perdere questa che è molto brutta, però attraverso le tecniche endoscopiche è possibile anche rimuovere queste membrane, tant'è che ci sono autori, lo vedremo successivamente, che laddove c'è un fallimento al trattamento con gentamicina, prima di ricorrere a delle metodiche addirittura più come dire, invasive, come una labirintectomia o una neurotomia vestibolare, cercano di sbrigliare la regione della finestra rotonda attraverso le tecniche endoscopiche, che come sapete oggi rappresentano la frontiera forse più, come dire, avanzata nella chirurgia dell'orecchio medio. Beh, c'è da dire anche un'altra cosa. Abbiamo detto prima che la finestra rotonda rappresenta l'elemento chiave. Però studi recenti, tra l'altro quest'autore Alex Salt di Washington è praticamente considerato uno dei principali scienziati che si occupano di terapia antitimpanica, insieme a un tedesco che si chiama Stephen Plont, ma Alex Salt, oltre che essere appassionato di modellismo aereo, è effettivamente, l'ho conosciuto personalmente, è persona veramente preparata e umilissima, ha detto: signori, non è mica vero che c'è solamente la finestra rotonda che permette il passaggio, intanto ci possono essere delle zone di descenza della parete mediale dell'orecchio medio, specialmente in corrispondenza del promontorio e in corrispondenza della regione della finestra ovale, ma addirittura ha dimostrato attraverso questa molecola che si chiama TMPA, è trimetilfenilammonio, che viene utilizzato spessissimo come carrier per valutare come passa il farmaco nell'orecchio interno, addirittura il 65% entra nella membrana attraverso la finestra rotonda, ma il 35% entra nel vestibolo direttamente in vicinanza della staffa, quindi attraverso praticamente il legame cellulare. Però attenzione, siamo al solito, questa è la riproduzione carina, fra l'altro, della chiocciola umana, questa è la riproduzione della chiocciola del cicillà. Quindi vedete la differenza della distanza che c'è fra la platina della staffa e la finestra rotonda. Questo praticamente è una struttura molto vicina, questa invece vedete come è molto distante, e ripeto, è una cosa che chi fa chirurgia dell'orecchio medio conosce perfettamente, perché la finestra rotonda spesso e volentieri è del tutto inaccessibile e invisibile se non con tecniche endoscopiche. Quindi su questa base in pratica è difficile stabilire quanta farmaco vale l'orecchio.
Diciamo pure che all'osservatorio delle coscienze siamo di fronte ad una terapia empirica nella quale ciò che arriva direttamente nell'orecchio non può essere del tutto quantificato. E poi c'è anche un'altra domanda. Siamo sicuri che quando io somministro il farmaco da una parte non è arrivato dall'altra parte? E questa è una domanda che ha un senso, specialmente quando facciamo delle terapie attive. Quando io somministro la gentamicina in tripanica, io la somministro per pazienti che hanno una miniera unilaterale. Una delle classiche controindicazioni è una bilateralità della malattia. Ma se io ho la possibilità che il farmaco mi passi all'altro orecchio, rischio di creare un danno laddove non devo assolutamente toccarlo. Per cui è possibile che esista un passaggio all'orecchio controlaterale attraverso l'acquedotto del vestibolo, della chiocciola e il compartimento endocranico, perché c'è poi una via liquorale che mi può portare il farmaco dall'altro opposto. Quindi questo è ancora un issue che è ancora da, diciamo, definire, ma non ci dimentichiamo che esiste anche questa possibilità. Non sto a, diciamo così, descrivervi le metodiche con cui Alex Salt in particolar modo ha, diciamo così, campionato la perilinfa. Vi ricordo solamente che i primi lavori ormai si considerano del tutto, come dire, inevidenti dal punto di vista scientifico, per il semplice fatto che se voi considerate che la perilinfa della cavia era di 5,6 microlitri, noi con questo campionamento classico attraverso una penetrazione del giro basale ne levavamo 10. Quindi vuol dire che l'85% era libero dall'acquedotto nucleare. E quindi è chiaro che i lavori che si basavano su questa metodica sono stati assolutamente smentiti. Per cui oggi esistono delle metodiche che si chiamano di campionamento a selettività ionica con un elettrodo che viene applicato alla finestra rotonda, e questo permette effettivamente di avere dei risultati. Non mi chiedete altro, perché queste sono metodiche che sono di tipo puramente laboratoristico e sperimentale, che ho mutuato semplicemente dalla letteratura. Però attraverso queste metodiche ci sono stati degli studi che, pur con le limitazioni legate alle differenze di specie, l'uomo non è cicilla, hanno dato la stura a importanti ricerche che poi hanno avuto un'applicazione clinica di rilievo. Si è visto intanto che la diffusione del farmaco non è uniforme, e avviene per diffusione passiva. Questo tra l'altro ha permesso, ne parleremo più avanti, di dire come il famoso flusso longitudinale dell'endolinfa, che tutti noi abbiamo studiato in tempi passati, non esiste. C'è sempre uno scambio interscalare, quindi quello che un tempo veniva considerato il flusso radiale, che veniva messo in moto solamente in condizioni di emergenza, in realtà è il flusso reale che accade a livello delle strutture endoperilinfatiche. Per cui attraverso queste metodiche, questo è il solito TMPA, il trimetilammonio, che viene utilizzato come campione, questa è la gentamicina, questa è il desalentazone. Qui viene rappresentata la distanza dalla regione basale alla regione apicale. Quindi quando io somministro un farmaco, e questo è anche logico d'altra parte, per via endolinfatica, io raggiungo delle concentrazioni molto elevate a livello della regione basale, se mano a mano che si va verso la regione apicale, io tendo ad avere una riduzione della presenza del prodotto. E quindi questo può essere utile, per esempio, per prevenire gli effetti tossici della gentamicina sulle frequenze medio-gravi, scusate. Ma in realtà, se io somministro il farmaco in un paziente che ha un'ipoacusia improvvisa e magari ha una forma sulle frequenze gravi, da ipo, mettiamo, è chiaro che qui riesco anche ad avere un minor effetto, perché ce ne arriva meno il farmaco. Quindi vedete come questo ha portato poi all'utilizzo di prodotti che cercano di mantenere stabile la presenza del farmaco nell'orecchio medio in modo da avere una progressione. Ecco quello che vi dicevo. Se io faccio una singola iniezione, ho un picco, ho un bolo, può essere sufficiente per raggiungere il giro basale del vestibolo, però in realtà se c'è una maniera componente grave, voglio vedere di fare comprare un dito, per esempio con lo steroide, gli effetti sono molto negativi. Ecco perché utilizzando quei meccanismi di sustained release, acido ialuronico, ma il banalissimo Gelfon, per esempio, ho la possibilità di avere una infusione prolungata, per cui la cessione prolungata del farmaco, essendo basata alla diffusione semplicemente su un problema di gradiente, può raggiungere anche a livello apicale delle concentrazioni sufficienti per poter ottenere un effetto terapeutico. Ecco l'importanza di questi meccanismi. Bene, in questo grafico ho riportato in italiano
quello che Salt ha descritto in inglese. Con questo acronimo, gli americani sono particolarmente amano gli acronimi, e l'ADME vuol dire liberazione, assorbimento, eliminazione, distribuzione ed eliminazione. Quindi la liberazione significa semplicemente io devo rilasciare il farmaco nell'orecchio medio, e vedremo poi con quale modalità. L'assorbimento è quello che avviene a livello della finestra rotonda, la distribuzione, poi c'è anche il metabolismo, perché vediamo che il desalinizzatore, farmaco che io uso moltissimo nei trattamenti sia in pancia che per la ipocrisia improvvisa che anche per la meningite, con risultati minori rispetto alla gente vicina, però è un farmaco che ha la capacità di essere metabolizzato e trasformato in forma attiva a livello dell'orecchio interno, nella regione della scala timpanica e della regione endolinfatica. E poi c'è una irritazione. Allora, la metodica più semplice per introdurre il farmaco dell'orecchio medio è l'iniezione diretta. Io uso per esempio l'ago da segnale di acqua, che è molto sottile e sufficientemente lungo in modo da poter avere una visualizzazione perfetta della membrana timpanica, che viene generalmente, perché io perforo generalmente nella regione postero inferiore, anche perché così cerco di essere il più vicino possibile alla finestra rotonda. Però c'è chi ha utilizzato per esempio il tubo di ventilazione per avere anche delle iniezioni ripetute, per dover bucare sempre il timpano. Addirittura c'è chi fa la timpanotomia, collega chirurgo della mia regione fa la timpanotomia anche ai gatti, basta che ci sia uno che ha una ipoacusia o qualcosa del genere e gli fa la timpanotomia aspirativa. Penso che sia solo un problema di DRG, a dir la verità, però mi ha stupito un po' questo atteggiamento, fino poi a dei microcateteri che sono esattamente queste strutture qua. Tutto questo perché? Perché io devo fare in modo che il farmaco rimanga il più a lungo possibile nell'orecchio medio, e mantenendolo nell'orecchio medio ho una maggiore possibilità di passaggio nell'orecchio interno attraverso la finestra rotonda e quindi questo gradiente. Allora, intanto questa è la posizione che il paziente deve mantenere, quindi una posizione di 45 gradi verso il lato opposto e leggera per estensione. L'altro, c'è un lavoro recente, lo rivedremo più avanti sulla laringoscopia, in cui un autore, mi sembra giapponese, ha addirittura fatto una valutazione differenziale sui tempi necessari per far sì che il farmaco, e ha visto che dopo 10 minuti non cambia niente, quindi ha dimostrato che 10 minuti in questa posizione sono assolutamente sufficienti per poter far sì che la maggior quantità di farmaco possa passare nell'orecchio interno. Poi c'è Silverstein, che ha inventato questo sistema, per cui è diventato una specie di cotton fioc che attraverso un tubicino di ventilazione viene applicato nella regione della finestra rotonda e che progressivamente può essere bagnato, tra virgolette, con il farmaco che noi vogliamo utilizzare. Ci sono poi anche dei meccanismi più complessi, questo praticamente è il catetere di Arenberg, in cui praticamente attraverso una timpanotomia e lo scollamento della pelle del condotto si introduce di fatto un tubo che viene a contatto con la regione della finestra rotonda, tubo che poi ha un'apertura esterna attraverso la quale viene introdotto il farmaco che arriva direttamente. Però onestamente questa tipologia, diciamo, di trattamento non ha avuto una grande, come dire, espansione, almeno in ambito europeo. Non ci dimentichiamo che negli Stati Uniti esiste una sanità quasi esclusivamente privata, e quindi questa tipologia di trattamenti, diciamo così, può essere anche economicamente, come dire, utile per chi la utilizza. Chiaramente tutte queste metodiche non sono esenti da rischi, ecco perché poi in definitiva forse l'iniezione diretta, per quel che riguarda le patologie che noi andremo ad analizzare, la migliore. Ci può essere, è chiaro che quando fai una cosa del genere c'è il rischio di una perforazione residua, ci sono dei rischi infettivi, ci sono addirittura dei rischi che si formino delle fibrosi importanti nell'orecchio medio. A proposito dell'orecchio medio, sapete benissimo quale reattività ha quando, diciamo così, viene insultata pesantemente e a lungo da presenza di corpi estranei. Per cui ecco l'importanza di poter utilizzare delle metodiche di sustegno intravenoso, cioè iniettare nell'orecchio medio il farmaco immerso in una sostanza che può essere il gelfo, che tutti voi conoscete, però chiaramente io devo fare una timpanotomia esplorativa, non è che posso infilare il gelfo attraverso una perforazione. Il tissucol, come abbiamo utilizzato un tempo, l'acido ialuronico, questo è un prodotto che si chiama Cetrapak, ma la FDA ha approvato questo prodotto che si chiama 804, in cui desalinizzazione è associata a un polimero glicolico,
quindi un qualcosa che con la temperatura corporea si scioglie piano piano e che permette una cessione prolungata addirittura per 7-10 giorni del farmaco attraverso l'orecchio medio e da qui all'orecchio interno. Ancora non è presente in Italia, la ditta che produce questo prodotto, che si chiama Otomix, sta producendo anche tutta un'altra serie di diciamo molecole glicoliche contenenti per esempio la ciprofloxacina per il trattamento delle otiti medie, delle otiti esterne, sta cercando di produrre qualcosa con dei farmaci inibitori dell'apoptosi come la M101 o la M111, però l'unico approdotto è l'804 che non è nient'altro che un desanitazione in formulazione, possiamo dire retard, nel senso che può essere somministrato. E queste invece sono le metodiche intracorporeali. È chiaro che qui praticamente si parla di impianti sostanzialmente, perché io penso che a nessuno di voi venga in mente di andare a iniettare un prodotto in una chiocciola di un paziente con un'ipoacusia improvvisa o magari con un acufene. Quindi diciamo che siamo sempre in un ambito. Questa per esempio è una pompa osmotica, poi ci sono delle metodiche cosiddette di reciproco scambio, ed effettivamente come è nata la necessità di dover utilizzare, o meglio, l'idea di dover utilizzare nell'impianto cocleare delle metodiche che possono permettere il rilascio di farmaci? Semplicemente per, uno, prevenire il danno a carico dei residui uditivi, non penso poi che sia una cosa così sostanziale, ma più che altro è per evitare tutti quei fenomeni infiammatori, necrotici, apoptotici, fibrotici, di stravaso ematico che sono legati alla introduzione dell'elettrodo, per cui effettivamente questi sono stati i prodotti utilizzati, prevalentemente lo steroide, la M101 che vedremo poi è un inibitore dell'apoptosi e addirittura dei fattori neurotrofici, però qui siamo ancora a livello direi piuttosto sperimentale. Questo praticamente è lo schema di una diciamo così elettrodo in cui abbiamo una via pervia che permette il passaggio dei liquidi, questo è connesso con una pompa di infusione e quindi diciamo che in questo modo io posso applicare il farmaco. Onestamente l'indicazione è estremamente limitata e oggettivamente mi sembra che talvolta questi siano più degli esercizi, come dire, di come dire, ricerca clinica sperimentale, che non cose che realmente portano un beneficio a colui che viene operato e diventerà portatore di impianto cocleare. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, e questi sono dei lavori, mi dispiace, della qualità scarsa del proiettore, però sono tutta una serie di lavori che ci dimostrano come se io somministro il desanitazione, io lo trovo fino a 72 ore in concentrazione sufficiente, quando invece con una singola iniezione dopo 12 ore ho una progressiva riduzione del farmaco. E d'altra parte, voglio dire, se io tratto questo con in un paziente meningo, come può un farmaco d'attacco come il cortisone funzionare in una malattia cronica come la Meniere se non lo somministro in maniera prolungata? Quindi ecco che nella Meniere effettivamente, se vogliamo utilizzare un cortisonico, la metodica intracocleare con dei prodotti contenenti quel glicolico, l'acido ialuronico eccetera ha effettivamente un senso. A Pisa noi abbiamo una ditta che si chiama Farmigea, che ha in particolare, come dire, predilezione per i prodotti oftalmici, produce un sacco di acidi ialuronici che vengono utilizzati per le iniezioni intravitreali, ma non sono riuscito a convincerli a produrre desapertazione con acido ialuronico, anche perché i costi di registrazione sarebbero assolutamente eccessivi e quindi non coprirebbero poi, o meglio, avrebbe poi un farmaco che avrebbe un costo assolutamente improponibile, considerando anche le miserie delle nostre ASL, miserie che sono più però per la parte clinica, perché vedo che gli amministrativi sono assolutamente presenti in numero stratosferico. D'altra parte i voti, specialmente dalle nostre parti, contano, ci sono le elezioni, quindi il governatore ha bisogno di supporto. Scusate, ma io odio profondamente il governatore della Toscana. Le nanoparticelle. Le nanoparticelle, questa è un'altra frontiera, stiamo andando diciamo sulla parte sperimentale. Vedete che questi sono liposomi, questi sono di idrogeno, questa addirittura nano idrogeno, praticamente queste sono delle molecole nelle quali è possibile introdurre il farmaco, iniettarle nell'orecchio, e questo praticamente è un altro sistema di sustained release.
che effettivamente potrà essere là in futuro, addirittura c'è chi ha pensato di introdurre dei vettori virali all'interno per scambio di DNA, addirittura c'è chi ha pensato anche di introdurre le cellule staminali attraverso questa cosa, però qui mi fermo perché quando affrontiamo questi temi entriamo in aree che sono veramente molto complesse da, diciamo così, definire vicine alla pratica clinica, tenendo presente poi anche che sulle cellule staminali ci sono dei problemi che vanno al di là della semplice pratica, problemi etici e quant'altro che hanno la loro notevole importanza. Bene, questo è quello che vi dicevo prima, la diffusione passiva è l'elemento principale e questi sono praticamente tutti gli elementi che possono effettivamente interferire sul passaggio del farmaco dall'orecchio medio. Vedete voi che questa è la cosa principale, la biodisponibilità. Quando io somministro la gente vicina nell'orecchio medio, gli studi animali hanno dimostrato che in realtà ne passa il 2,5% nell'orecchio interno, addirittura l'1,4% di desanitazione interna. Ecco l'importanza di ricorrere a dei sustained release proprio per avere una maggiore biodisponibilità del farmaco. E d'altro canto, come abbiamo detto prima, la diffusione della prelinfa non è omogenea, è una diffusione passiva, quindi avere un gradiente elevato mi può permettere di far arrivare il farmaco con valori efficaci anche nella regione apicale della pioggia, perché altrimenti ciò è particolarmente complesso. E come vi dicevo prima, è la filtrazione interscalare l'elemento chiave. Attraverso questi studi si è dimostrato che in realtà il famoso flusso longitudinale dell'endolinfa non esiste. Esistono solamente degli scambi interscalari che corrispondono in pratica alla vecchia teoria radiale del flusso dell'endolinfa. Una volta che il farmaco è localizzato a livello dell'orecchio interno, esiste la possibilità che venga trasformato, e questo è molto importante per il desametazone, perché il desametazone viene trasformato dal desametazone del fosfato in desametazone attivo. Attenzione però, sono presenti dei recettori per il cortisonico e per il desametazone nella sfera vascolare, nell'alimentatore e così via. Però attenzione, sono intracellulari e questo giustifica perché il desametazone è stato utilizzato forse più del metilprednisolone. Dovremmo arrivarci a breve. L'eliminazione, prima di arrivare a questo. L'eliminazione è più lenta per la gente vicina, addirittura 500 minuti, molto meno per i cortisonici. E d'altro canto questo vale prevalentemente al solito per gli steroidi, perché io ho bisogno che lo steroide mi stia a lungo. Per la gente vicina invece questo dato è estremamente importante, perché per ridurre e minimizzare gli effetti lesivi a livello cocleare della gente vicina è bene che facciamo delle iniezioni che sono intervallate almeno da 2 settimane, lo vedremo poi il motivo per cui questo è un elemento importante per ridurre il rischio del danno uditivo. Il rischio del danno uditivo che è relativo a quello che voi fate, una gente vicina di tempale, no, un paziente magnetico che ha un'ipoacusia abbastanza sostenuta, perché in definitiva il problema dell'ipoacusia forse secondo me è un po' sopravvalutato. Questi sono i valori di biodisponibilità e quindi per arrivare a una prima conclusione, se io voglio avere un prodotto che rimane a lungo nell'orecchio interno, devo fare in modo che ugualmente il farmaco rimanga a lungo nell'orecchio medio. Questo. Per cui bastano delle piccole differenze nei protocolli di somministrazione per avere delle grandi variazioni di livello che noi troviamo all'interno dell'orecchio. Quindi il protocollo di somministrazione ha un rilievo assolutamente fondamentale. Torniamo agli steroidi. A questo punto cerchiamo di analizzare le caratteristiche delle principali categorie di farmaci utilizzati. Allora, questo praticamente è un grafico che vi dice come questo è il metilprednisolone, questo è il desametazone e questo è l'idrocortisone. Allora, se vedete questo grafico, beh, allora è il metilprednisolone che è il farmaco di scelta, perché addirittura è estremamente concentrato a livello della prelinfa. Però attenzione, i recettori del cortisone non sono nei liquidi, sono a livello intracellulare, per cui un elevato livello di metilprednisolone a livello dei liquidi
vuol dire che ce n'è poco a livello intracellulare. Ecco perché si utilizza il desanitasone, che ha dimostrato la presenza invece a livello della parte interna, tant'è che in definitiva, considerando che gli steroidi agiscono intracellularmente e questi sono i recettori, dobbiamo considerare il desanitasone come farmacocinetico, nonostante che ci permanga meno. Ma perché è dimostrato da quella foto che vi ho fatto vedere prima, laddove c'era la trasformazione del desametazone 21 fosfato in desametazone attivo, che questo avviene a livello cellulare. Quindi alto livello di linfatico, dentro linfatico non significa necessariamente attività degli steroidi, visto che la loro azione è prevalentemente intracellulare. Perché funzionano gli steroidi? Andiamo avanti. Beh, prima di tutto perché ha una azione antinfiammatoria. Praticamente c'è un'inibizione di geni che codificano le citochine pro-infiammatorie. E è stato dimostrato che all'applicazione intratimpanica, sempre il famoso lavoro di Berg, non solo ha dimostrato che la somministrazione intratimpanica fa sì che si raggiungano delle concentrazioni 88 volte superiori rispetto a quello che accade attraverso la somministrazione per via sistemica, ma ha dimostrato anche che il numero di geni inibiti, geni che producono le citochine, quindi prodotti che hanno un'azione tossica nei confronti degli elementi cellulari, è significativamente maggiore. Ma non solo, c'è un'azione vasodilatatoria. Questi sono due lavori interessanti, hanno dimostrato praticamente che quando c'è un'ipossia c'è una upregulation, cioè aumentano i recettori per gli steroidi, e addirittura utilizzando direttamente il desametazone sulla finestra rotonda c'è un incremento del flusso cocleare del 29%, ma ancora più interessante è questo: se io trampo l'aida in un animale da esperimento e quindi riduco fino ad azzerare il flusso cocleare, se io riapro l'aida dopo 2 ore, praticamente se io tratto le cavie prima con il cortisone antitimpanico, il recupero avviene in maniera estremamente più rapida. Quindi azione antinfiammatoria classica, azione sul circolo, ma non è finita. C'è un'azione anche sull'omeostasi ionica. E sull'omeostasi ionica, al di là di tutto questo che non so descrivervi, c'è un elemento estremamente importante che è stato recentemente dimostrato, che è rappresentato dal fatto che gli steroidi agiscono sulle famose acquaporine. Ne avete sentite sicuramente nominare. Sapete benissimo che negli anni, fino agli anni 90, al Minerico si diceva devi ridurre il sale, dieta liposomica, devi ridurre l'apporto idrico. Poi c'è stata una variazione sul tema, perché abbiamo detto sì, bene, dieta liposomica, ma iperidrica. Perché? E questo potrebbe avere un senso. Le molecole di acquaporine sono come questi candelotti di miamite che intrappolano la molecola di acqua e ne permettono il trasferimento dal compartimento intracellulare al compartimento extracellulare. I giapponesi, e ci hanno preso il premio Nobel, quindi non ho dubbi sulla veridicità di questi lavori, hanno dimostrato che nell'orecchio interno ci sono una serie di acquaporine, specialmente le due, che sono molto rappresentate nel sacco endolinfatico, e le acquaporine sono strettamente collegate ai recettori dell'ADH. L'ADH è un ormone antidiuretico ed è peraltro un ormone da stress che aumenta notevolmente in condizioni di disidratazione, ma anche in condizioni di stress. Quindi se aumenta l'ADH aumenta l'espressione delle acquaporine, e cosa fanno le acquaporine? Trasportano l'acqua, la molecola, dal compartimento perilinfatico al compartimento endolinfatico, quindi idrope. Tant'è che le cavie che hanno il diabete insipido non fanno idrope, perché non hanno la DH. Quindi questo non è un'invenzione. E si è dimostrato come, questo è quello che vi dicevo prima, è stato dimostrato come le acquaporine, e questo è un lavoro estremamente recente, il desametazone stimola l'espressione dell'acquaporina 3 nelle cellule ciliate del topo, in vivo e in vivo, naturalmente siamo sempre nell'animale dell'esperimento, e questo praticamente comporta, vedete, una minore possibilità di evoluzione in senso idropico. E addirittura abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni differenziali fra la presenza dell'acquaporina nell'orecchio interno e nel rene. D'altro canto sapevo benissimo che esiste una certa similitudine dei compartimenti liquidi dell'orecchio interno rispetto ai compartimenti renali. Quindi il cortisonico, ripeto, azione antinfiammatoria, azione sull'omeostasi ionica, azione sulla attività circolatoria, ed infine un'azione sulle acquaporine. E tutto questo può portare a determinate frequenze.
a determinati risultati. Andiamo già avanti. Steroidi, gentamicina, altro grande capitolo delle nostre ricerche. Ora, la gentamicina, anche questa ha un gradiente molto elevato, dalla porzione basale alla porzione apicale. Ecco, ripeto per l'ennesima volta, praticamente non è che con dei sustenti abbiamo il picco, ma tutto sommato ci interessa anche meno il picco, ma abbiamo una concentrazione che è molto più stabile nel tempo. Però effettivamente questo può avere un senso limitato. La ototossicità è concentrazione dipendente. Questo è un elemento molto importante. È stato dimostrato, lo vedremo poi, che la gentamicina agisce prevalentemente sulle cellule della porzione centrale della cupola, laddove ci sono rappresentate molto di più le cellule ciliate del primo tipo, tant'è che questo porta anche a dei risultati diversi dal punto di vista strumentale. Lo vedremo. Poi è stato descritto anche un danno sul Dust Cell, tant'è che all'inizio Pender, anni 80, diceva: attenzione, quando voi fate la gentamicina a basso dosaggio, non fate un trattamento ablativo, fate un trattamento antidropico, perché bloccate l'attività delle cellule. In realtà questo si è dimostrato non vero, per il semplice fatto che a livello degli studi più recenti sembra che le Dust Cell non vengano interessate. Allora, questo è un lavoro estremamente interessante. Questo è un controllo, quindi una cupola di un animale non trattato. Questo è a una settimana, questo è a 3 settimane. In rosso sono gli anticorpi antigentamicina. Vedete queste qui verdi? Sono i calici che avvolgono le cellule ciliate di primo tipo, appunto si chiamano terminazioni nervose a calice. Allora, vedete, in blu invece c'è il DNA dei polmoni cellulari. Ora, a una settimana, ecco dove si sono localizzati gli anticorpi, sono prevalentemente a carico delle cellule ciliate di primo tipo. Tant'è che a 3 settimane le cellule di primo tipo sono praticamente scomparse, queste sono cellule di sostegno. Vedete che è stata presa una funzione praticamente analoga di questa ancorata. Quindi questa è una dimostrazione che le cellule, la gentamicina è tossica prevalentemente per le cellule ciliate di primo tipo. Perché questo? Allora, intanto noi sappiamo che nelle cellule del primo tipo il bundle, cioè quel ciuffo di ciglia che poi è quello che con il suo movimento apre i cosiddetti canal tip, cioè i canali che sono presenti a livello della porzione apicale, è più alto. C'è un maggior numero di stereociglia e ogni stereociglio contiene uno o due canali di trasduzione. Inoltre, nel primo tipo, in virtù della loro attività fasica, c'è un gradiente elettrochimico molto più elevato. E nel tipo 1 ha una maggior carica negativa a riposo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando i canali si aprono, tutti questi elementi, le cariche, il gradiente elettrochimico, il maggior numero di stereociglia, fa sì che la gentamicina vada più nelle cellule di primo tipo che nelle cellule di secondo tipo. Per cui, se io somministro la gentamicina, prima danneggio le cellule del primo tipo, è chiaro che poi con le alte dosi vado a colpire anche gli altri elementi cellulari. Ma se noi dobbiamo valutare una tossicità selettiva, dobbiamo utilizzare delle basse dosi. Ed è quello che attualmente è la metodica di scelta, almeno quella più attualmente utilizzata, nel trattamento a carico dei pazienti con malattia di Meniere. E come vi dicevo prima, il danno della gentamicina non solo è concentrazione dipendente, ma è anche time dipendente. Praticamente, sempre con quelle metodiche di fluorescenza, con degli anticorpi marcati, si è dimostrato che la presenza della gentamicina all'interno degli elementi cellulari dura addirittura fino a 3 settimane. Solo dopo 4 settimane si riduce progressivamente. Quindi, se noi vogliamo ridurre il rischio di tossicità, dobbiamo allargare, aumentare l'intervallo di somministrazione tra la prima e la seconda dose. Questo è un elemento che ulteriormente giustifica il ricorso alla low dose, al basso dosaggio di somministrazione. E questo conferma anche, questi lavori recenti confermano come il danno sul Dust Cell è limitato. Questo autore ha dimostrato che non c'è riduzione delle Dust Cell dopo entro 6 mesi dopo una somministrazione parenterale, non entrati in panica, e addirittura i pazienti trattati con gentamicina sono stati studiati con una metodica che il professor Neri ha avuto la possibilità di utilizzare,
Questo autore veronese ha dimostrato che in realtà i pazienti stavano bene, però l'idrogeno c'era sempre. Quindi non è che la gentamicina funziona come antidropico, funziona semplicemente perché riesce a ridurre l'attività degli elementi cellulari a carico della cresta ampollare. Come io dico ai pazienti, io non vi distruggo l'orecchio, ma con il basso dosaggio cerco di addormentare le cellule ciliate in modo da ridurre l'entità delle manifestazioni. Non sto a descrivervi questa diapositiva perché mi ci è voluto un giorno per capirla, ma è il meccanismo con cui la gentamicina crea il danno, che in definitiva non è nient'altro che un danno legato alla liberazione di fattori pro-tossici e che portano poi in definitiva ad una rottura dei lisosomi da cui gli enzimi critici creano una necrosi cellulare. Bene, arriviamo alla clinica. Giampiero, poi mi date il tempo, che non voglio essere troppo, oh santo Dio, che è successo qua, vabbè, vediamo. Malattia di Menière. Allora, voi sapete benissimo che una buona percentuale di malattia di pazienti con Menière può essere relativamente gestita con una terapia medica. La mia terapia medica della malattia di Menière si basa semplicemente su dieta iposotica, dieta peridrica. Io sono ministro un diuretico che non è l'acetazolamide ma è l'idroclorotiazide, cercando di mantenere costante i livelli pressori, e a questo punto un po' di betaestina o in alternativa, laddove c'è anche una componente di cranica che voi sapete essere molto frequente nei pazienti menierici, una cindarizina o una flunarizina non si nega a nessuno. Questa è la mia terapia base per la malattia di Menière. Laddove però questo trattamento non funziona, ci sono una serie di varianti, ora ci sono anche i conflessi modificati, eccetera eccetera, però laddove questa terapia non funziona, a questo punto bisogna ricorrere, e questo accade almeno in 2/3 dei casi, c'è la necessità di ricorrere a dei trattamenti, chiamiamoli ablativi. Allora, e questo praticamente è ciò che è stato fatto da Schuchman, l'abbiamo già detto prima. In realtà la gentamicina è stata utilizzata per prima da questo autore tedesco, beh, nel 78. Poi Lars Ulbricht a Linköping in Svezia, è stato uno dei primi in Europa a utilizzarla in maniera abbastanza estesa, e il primo autore che l'ha utilizzata nel Nord America non è un americano, ma è Julian Menzeschi, grande chirurgo dell'orecchio, lavora al Sandipur Hospital di Toronto, l'ho rivisto recentemente a Singapore ed è sempre lo stesso. Nel 92 ha cominciato a fare la terapia endotimpanica, e da lì c'è stata una esplosione fino a questi lavori di Atlas e Parks eccetera, che documentano l'efficacia del trattamento, perché ormai ci sono delle meta-analisi che sono state approvate anche dalla Cochrane. In questo caso la menziono, anche se di solito dice che non funziona niente, almeno sulla gentamicina ha detto che funziona. Questi sono i dosaggi utilizzati, per esempio il continuous delivery, praticamente sarebbe il microwick di Silverstein o la bomba di Heidelberg. Somministrazione medicale, ma sulla base di quello che abbiamo detto in termini, diciamo, di, chiamiamolo, fisiopatologia, creo dei danni non indifferenti. Poi è nata la multiple daily dosing, due somministrazioni al giorno per un certo numero di giorni, magari più o meno intervalli. Il bello della terapia timpanica è che ognuno si fa la sua. Poi ci sono le somministrazioni fisse settimanali, fino ad arrivare alla titration. Perché siamo arrivati alla titration? Per il semplice fatto che, in definitiva, Lloyd Minor, utilizzando l'archetipo, o meglio il prototipo del video impulse test, utilizzava il magnetic search coil, si rende conto che per avere una risposta positiva in termini di riduzione delle crisi non era assolutamente necessaria un totale azzeramento dell'attività labirintica, come si poteva ottenere con questi dosaggi elevati, ma bastava semplicemente creare una decompensazione. E questo lo si dimostra molto bene con l'impulse test. E oggi si dimostra altrettanto bene con il video e l'impulse test. Quindi la mancata necessità, oppure l'assenza di dover determinare il danno completo a carico del labirinto, ha indotto a utilizzare, e questi sono quelli che vanno ora più, diciamo, nota, se così si può dire, sono i protocolli a basso dosaggio, perché c'è una buona efficacia e ci sono dei bassi rischi, che sono quelli di rischio relativo
e della residua dimensione. Io mi ricordo perfettamente che i primi, io faccio questa terapia del panico da molto tempo, e cominciamo, vedremo anche più avanti, con delle terapie ad alto dosaggio. E mi ricordo sempre una fisioterapista francese che, dopo aver fatto due dosi, tre dosi giornaliere di gentamicina, mi tornò, era una signora giovane, mi tornò con un bastone, perché riusciva a stare in piedi, mi sentì morire. Fortunatamente la giovane età e forse anche le capacità di recupero dell'alimento l'hanno riportata ad un equilibrio stabile, ma questo è un esempio che mi ha sempre fatto timore, tant'è che cominciai a valutare la possibilità di utilizzare degli usaggi. Cosa vuol dire titration? Vuol dire che si somministra la gentamicina fino al momento in cui non evidenzio dei segni di decompensazione, che possono essere l'insorgenza di una di impulso positivo, l'insorgenza di un istagno spontaneo, l'insorgenza di una di c'è in testa, anche se questo ha un diciamo, significato che può essere interpretato variamente, è l'impulso che secondo me è fondamentale nel paziente con Meniere, e questo è oggetto di un lavoro che stiamo portando avanti, che dimostra peraltro che c'è una dissociazione nettissima nel paziente Meniere non trattato tra l'impulso e il calorico. Il calorico è patologico, l'impulso è normale. Prima si diceva che derivava dal fatto che in definitiva la Meniere periferiche della cupola. Un recentissimo lavoro del gruppo di Denzi sembra ipotizzare che in realtà il problema della ridotta risposta calorica è legata alla dilatazione cronica del canale, che crea una dissipazione calorica che non riesce a sollevare la cupola, quindi è più un fatto meccanico che un fatto diciamo di natura, come dire, selettiva di danno a livello della cronica, no? Questo è un altro discorso. In questa diapositiva ho voluto rappresentare i risultati. Sapete benissimo che in termini di controllo della vertigine si parla di classe. Classe A vuol dire controllo completo. Classe B vuol dire controllo sostanziale. Ci sarebbe da discutere su questo, perché chi ha esperienza di pazienti Meniere sa benissimo che c'è il Meniere che per la crisi di 20 minuti non la prende nemmeno in considerazione, perché si mette di fermo, aspetta che passi il via, e c'è il Meniere che per 20 minuti di crisi arriva con la valeria in ospedale con l'ambulanza. Non ci dimentichiamo che il coinvolgimento emotivo nei pazienti menierici è forse uno degli elementi più importanti e contemporaneamente difficili da valutare. Però al di là di questo, vedete come se io faccio una valutazione di quanti pazienti sono in classe AB con la gentamicina, vedete che i valori sono ottimi per tutti i tipi. Un'altra cosa importante, torno un attimo indietro, non ci dimentichiamo che è vero che il danno nucleare è legato alla dose e al timing di somministrazione, però non dimenticate che esiste una mutazione genetica dell'NRA mitocondriale, che è questa qua, che rende l'orecchio del paziente particolarmente suscettibile al danno della gentamicina. Sono dei soggetti generalmente più di sesso femminile, in cui c'è un'associazione anche con il diavete, un sorto di età relativamente giovane, in cui esiste questa particolare suscettibilità. Naturalmente, cioè, voglio dire, se il costo di questa analisi genetica fosse basso, sarebbe interessante, prima di fare la gentamicina, fargli l'analisi di questa mutazione. Francamente il rapporto costo-benefici non è tale da avercela per me, prendendo presente anche che io di gentamicina ne ho fatte veramente tante, e onestamente non ho mai avuto, faccio questo dire alla perdonatemi, non ho mai avuto una perdita importante della funzionalità obiettiva. Sarà anche perché tratto con la gentamicina pazienti che hanno già un deficit tale per cui il peggioramento di 5-10 decimi non ha nessun significato, perché il paziente vuole stare meglio in termini di vertigine a questo punto. Poi quando sta meglio con le vertigini ricomincia a lamentarsi della nuvea, perché tanto questa è la storia tipica di questi soggetti. Bene, però negli Stati Uniti in particolar modo, proprio in virtù della problematica dell'hearing loss e della imbalance, della dizziness post-trattamento, considerando anche il fatto che loro sono particolarmente sensibili al danno iatrogeno, e questo ha semplicemente un'origine medico legale, hanno cominciato a dire, beh, ma perché non utilizziamo gli steroidi intralimpanici? Va bene? E allora, desanitazone, il prednisolone, di questo ne abbiamo già parlato, non insisto. In letteratura ci sono esperienze positive e esperienze negative, che poi cercheremo di analizzare. Quindi non c'è una certezza, però questo va detto anche che dipende da una enorme differenza nei protocolli di trattamento, da una enorme differenza nel planning dello studio.
studio e anche da delle enormi differenze in quello che viene valutato, lo vedremo, in termini di risultato. Bene, allora cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo a suo tempo fatto un lavoro in cui abbiamo cercato banalmente di, anzi se banale, lo dico ora banale perché il lavoro è fatto, ma credetemi, selezionare 32 pazienti rispetto a 28 e quindi devo fare il desametazone e non la centrocina perché andavano randomizzati, non è stato affatto facile. E li abbiamo sottoposti a questi due tipi di trattamento. Questo è il trattamento entrato in panico con la centamicina. Sapete che la centamicina deve essere buffer, deve essere tamponata, per cui voi prendete la fiala della centamicina, quella che è ospedale, si chiama centamicina sul fascio generico, che è di 2 ml, 80 mg, praticamente viene tamponata con un ml di bicarbonato in modo praticamente da ridurre il pH, altrimenti brucia nell'orecchio. E questo permette di ottenere una concentrazione che non è più di 40 ml per millilitro, ma di 27,6 mg per millilitro. Facciamo una prima iniezione e se non troviamo quei segni di decompenso o perlomeno di deaffrettazione, ne facciamo una seconda. Il trattamento con il cortisone antitimpanico invece prevede 3 iniezioni. Noi utilizziamo il desametazone che è 4 mg per millilitro, che è l'unico che la nostra farmacopea ci permette, e vengono fatte 3 iniezioni, una ogni 3 giorni. Perfetto, benissimo. E questi sono i risultati, visto che siamo abbastanza avanti. Vado veloce, perdonatemi. In termini di danno, nelle forme di gentamicina c'è stato un peggioramento in 4 soggetti, nelle forme di desametazone invece c'è stato anche in alcuni casi un miglioramento, però laddove io ho avuto un miglioramento o una mancata variazione sono pazienti che erano in classe AB, quindi in definitiva vuol dire che è andata un'altra crisi, quindi è la strada naturale della malattia. Ma quello che è più importante, e ripeto vado molto veloce, è il fatto che in definitiva in termini di controllo della vertigine noi abbiamo avuto a 2 anni il 90% di pazienti in classe AB per la centamicina e il 61% in classe AB con il desametazone. E questa è la strada naturale della malattia, perché i lavori ci documentano come il 70% dei pazienti venerici dopo 7 anni, no, meglio, dopo 7 anni i pazienti stanno tutti bene e che comunque qualsiasi terapia tu faccia il 70% sta bene, è la famosa legge dei 2/3. Per cui i nostri risultati sono stati simili alle multiple daily dosing con un'incidenza di relapse del 12,5. Considerando il fatto, torno un attimo indietro, che il nostro PTA con la centamicina è già abbastanza elevata, sapete che il PTA è la media delle frequenze centrali, con queste 3.000, chiaramente il danno uditivo è stato veramente limitato. Quindi, queste sono le varie metodiche. Vi ricordo semplicemente come, per esempio, questo è l'unico lavoro di un certo rilievo perché era double blind randomized, utilizzavano però anche qui le classi, il controllo era 2 anni, per esempio Bole Azagirre, che utilizza invece le double minor, utilizza le metodiche alla demand, per cui dice quando tu hai bisogno della hai crisi ti rifaccio il cortisonico e praticamente loro dicono che il 95% di questi pazienti non ha avuto bisogno di trattamenti ulteriori, quindi loro lo consigliano come trattamento di prima scelta. C'è una differenza, loro hanno il 16 mg, il che comincia ad avere il suo ruolo rispetto al nostro 4 mg, infatti io ho detto appunto che c'è questa cosa. E nonostante tutto vedete come questi autori del 2014 parlano di una notevole efficacia del farmaco, considerando il fatto che ci sono persone però che hanno avuto anche 24 cicli di trattamento, quindi è una cosa abbastanza impegnativa. E in realtà questi autori, che sono autori spagnoli, questo è un lavoro recentissimo, ha dimostrato come in realtà non c'è differenza tra 3 iniezioni settimanali e 3 iniezioni nei giorni successivi, ma ciò che è più importante è che loro hanno studiato con l'elettrocardiografia e hanno dimostrato che a un mese c'era una riduzione dell'idrope identificato con l'ecoche, ma dopo un mese non c'era assolutamente differenza. E questo secondo me è un studio importante che documenta l'assenza di efficacia. Bene, visto che ho pochissimo tempo, voglio semplicemente ricordarvi questo. Noi abbiamo avuto una scarsa risposta a questo tipo di trattamento con steroidi.
Questo potrebbe essere dovuto al basso dosaggio e potrebbe essere legato anche alla necessità di dover utilizzare dei sostegni delivery. E questo è il lavoro multicentrico sul loto 104. Questa è la soluzione acquosa senza il cortisonico, questo è il dosaggio di 3 mg e questo è il dosaggio di 12 mg. Effettivamente documentano una notevole riduzione. Hanno preso pazienti che avevano due o più episodi di vertigini al mese per 2 mesi prima dello studio, però hanno un follow-up di 3 mesi. Signore, un follow-up di 3 mesi alla media è come dire niente, per cui a volte quando si legge i lavori bisogna stare attenti, perché sono convinto che se invece di Steve Brown ci fosse stato Augusto Casani l'avrebbero bocciato. Ma questo purtroppo è il gioco dei referi e quindi non insisto. Bene, quindi concludo sulla media dicendo: è vero che ho uno scarso controllo della vertigine, però con dei dosaggi ripetuti potremmo avere dei risultati. È chiaro che laddove io posso avere, se è possibile, un'origine, una verifica dell'origine autoimmunitaria della malata media, questo può avere un senso. Nelle forme bilaterali può effettivamente avere utilità. Chiaramente i livelli di complicanza sono molto basse. Bene, vado avanti velocemente e vi faccio vedere solamente questo grafico e poi dopo una parola sulla ipoacusia improvvisa. Noi abbiamo iniziato facendo l'alto dosaggio perché era quello che si conosceva, poi in virtù di quelle cose che vi ho detto siamo passati ad un dosaggio limitato, low dose, quello della 1-2 iniezione. E siccome abbiamo iniziato precocemente, vedete che abbiamo addirittura dei pazienti che hanno un follow-up che arriva a 144 mesi. E abbiamo confrontato i risultati a lungo termine con la Kaplan-Meier, che è la curva che si utilizza in oncologia. Allora, vedete, questo in giallo è il risultato dell'alto dosaggio. Questo è il risultato del basso dosaggio. Ogni scalino significa che ho dovuto rifare il ciclo. Quindi vedete che in termini di controllo delle vertigini i risultati a 2 anni sono buoni per tutti e due, ma se si va avanti il rischio di recidiva nel low dose è più elevato. Chiaramente questi erano pazienti che avevano avuto una maggiore incidenza sia di disequilibrio post trattamento sia di hearing loss. Bene, guardiamo invece però questa scaletta qui in alto. Questi sono i pazienti invece in cui il fallimento non era dover fare una procedura intrapneumatica, era dover ricorrere alla chirurgia. Allora guardate, nei pazienti con il basso dosaggio uno solo è arrivato alla chirurgia, nei pazienti con l'alto dosaggio addirittura 4. Di fatto è come se la somministrazione ad alta dose avesse creato una sorta di resistenza nei confronti di ulteriori trattamenti. Quindi questa è un'ulteriore spinta che mi spinge a considerare che i pazienti è bene trattarli con il low dose, dicendo però che c'è il rischio di recidiva, ma in questo modo si riduce non solo il rischio di danno uditivo, non solo il rischio di disequilibrio post trattamento, ma abbiamo anche la possibilità di ridurre in maniera significativa, che è dato statistico, il ricorso alla chirurgia della neuroendocrina vestibolare, perché ormai non considero più il trattamento, come dire, significativo anche la decompressione del sacco, non so cosa ne pensa il professor Neri. Cioè, concludo, ci avrei avuto anche molte altre cose, un cenno, senza nemmeno farvi vedere le diapositive, sulla ipoacusia. Ci si potrebbe scrivere un libro, perché da un punto di vista enzofagogenetico non sappiamo niente. Gli elementi prognostici negativi sono il lasso di tempo che intercorre tra la diagnosi e il trattamento, il tipo di ipoacusia, più grave e meno possibilità di ricopre ci sono, il fatto che ci sia una associazione con la vertigine, che è un elemento negativo, è anche un elemento che ci deve far sospettare una probabile ACA. Da tempo noi abbiamo introdotto, e abbiamo fatto un lavoro che fu pubblicato sul codice neurologico, il trattamento estrafimparico con steroidi nella terapia di salvataggio, cioè laddove le altre terapie standard, che possono essere variabilissime,
ma generalmente noi utilizziamo cortisone in camera iperbarica, non aveva dato risultato. Da lì poi siamo passati al trattamento con come first line therapy con lo steroide antitimpanico. Non è certo la nostra esperienza, ma è stato fatto uno studio conducente a livello nordamericano che ha dimostrato chiaramente che i risultati tra il trattamento con lo steroide per via sistemica e lo steroide per via intratimpanica, i risultati sono del tutto sovrapponibili. Quindi questo praticamente è un elemento che ci spinge a scegliere sulla base della volontà del paziente, sulla base anche delle condizioni cliniche, fare a un diabetico un trattamento steroideo che, attenzione, deve essere fatto con dosaggio immunosoppressivo. Io mi stupisco quando mi arrivano i pazienti con i 16 mg al giorno di Medrol o i 25 di Deltacortene. Non ha senso il trattamento per l'ipoacusia improvvisa, deve essere un trattamento con prednisone a 1 mg per chilo di peso, se no non ha senso. E quindi oggi il nostro approccio nei confronti del trattamento dell'ipoacusia improvvisa prevede il cortisonico con la scelta per il paziente intratimpanico sistemico, e in questo momento stiamo cercando di portare avanti un trial clinico con le grosse difficoltà del caso, anche di tipo etico, in associazione con la camera iperbarica. Concludo dicendo che abbiamo provato anche lo steroide intratimpanico in pazienti con acufene di recente insorgenza, entro 3 mesi, vedo dire però che i risultati, come al solito, quando si parla di acufene, sono piuttosto deludenti. Scusate per la lungaggine, vi ringrazio. Direi esaustivo come sempre, professor Casale. Esaustivo come sempre, ovviamente ha lanciato diversi sassolini nello stagno, bisognerebbe prenderli a uno e verificare e vedere cosa ognuno di noi pensa, perché ognuno di noi ha la sua verità in tasca. Ultima cosa, la camera iperbarica, no? Cioè, voglio dire, bisognerebbe anche capire se effettivamente è reale questo miglioramento o meno. Poi così improvvisa, poi alla fine il 50% delle persone guarisce da sola, quindi, esatto. Quindi senza bisogno né di camera iperbarica né di cortisonici, quindi Se le nostre terapie sono efficaci o no, non lo sapremo mai effettivamente. Vabbè, io non so se qualcuno ha qualche domanda, professor Casani. Io mi sono fatto una scaletta. Ecco, prego. Possiamo portare il microfono al è qua. Ecco qui. Al dottor Di Carlo. Sì. Sì, è vero, non tutti accettano un ragionamento giusto. Molto spesso l'idea di farsi iniettare dall'orecchio un prodotto, anche se privo di senso, o perlomeno privo di effetti collaterali, rende il paziente un pochino, come dire, a paura, in parole povere. Allora, come in tutti i casi, quando parliamo di ipoacusia improvvisa, è sempre difficile arrivare ad una conclusione. Basti pensare, per esempio, che la camera iperbarica in Germania non è approvata, non possono fare i tedeschi la camera iperbarica per l'ipoacusia improvvisa. In Inghilterra sì, negli Stati Uniti no. In Italia la SIARTI, che è la Società Italiana di Anestesia e Rianimazione, prevede come linea guida, come first line therapy, la camera iperbarica. Nella nostra esperienza la camera iperbarica, come possiamo dire, da dei risultati, però onestamente ha un significato. Addirittura noi la camera iperbarica a suo tempo l'abbiamo anche utilizzata per la malattia di Meniere, a dimostrazione di come effettivamente tutto sommato questo tipo di trattamento può avere uno spettro d'azione molto ampio. Ultimamente noi siamo passati dal trattamento, diciamo così, come dire, shotgun, che prevedeva tutta una serie di prodotti, dai farmaci vasoattivi, addirittura in qualche caso anche i diuretici osmotici, ora non posso dire nel nostro reparto, perché praticamente se dipende da chi è di guardia.
per cui a seconda di chi è di guardia i protocolli cambiano, perché i nostri direttori non hanno mai voluto mettere, è un classico. I nostri direttori, noi abbiamo due unità operative gestite rispettivamente al professor Sellari e al professor Berrettini, e non si sono mai messi d'accordo, anche perché forse non frega nemmeno granché, sulla necessità di utilizzare un trattamento rispetto all'altro. Però almeno il gruppo che gestisco io, siamo tre o quattro colleghi più dottorandi e specializzandi, propone al paziente come trattamento first line steroidi e camera iperbarica, entrambi. Naturalmente non tutti sono in grado di fare la camera iperbarica per le note di difficoltà di compensazione che talvolta sono tali da impedire il trattamento. Abbiamo uno studio ongoing in cui praticamente utilizziamo come gruppo di controllo i pazienti che rifiutano il trattamento con camera iperbarica e con cortisone mentre in panico, e gli facciamo un trattamento classico con cortisone con in vena e stop. Poi, e con questo vedremo se si riesce a fare qualcosa. Chiaramente il problema grosso della ipoacusia improvvisa è la mancanza di un gruppo di controllo, perché eticamente non è possibile avere un gruppo di controllo, perché di fatto è impossibile. Noi anni fa, non so se ti ricordi, invitammo il professor Quaranta che ci parlò dell'ipoacusia improvvisa, e nel contesto ci fu anche la dottoressa Rallo, che è la direttrice della camera iperbarica di Larino, che portò la sua esperienza. E non ci portò nessun dato, non riuscì a darci un dato dei pazienti, proprio perché non essendoci. Poi nelle camere iperbariche purtroppo molto spesso i pazienti vanno, vengono, non vengono ricontrollati, quindi non c'è un dato oggettivo che... Se non c'è collaborazione fra il rianimatore, perché qua sono anestesisti, e il reparto otoiatrico da cui arrivano le infusioni improvvise, non arrivi ai risultati. Noi in questo senso abbiamo più fortuna, perché il dottor De Iago, che è responsabile della camera iperbarica, è anche un appassionato SUV che soffre d'orecchio, e quindi per questo motivo abbiamo questa vicinanza di intenti. Tra l'altro la camera iperbarica è anche, secondo me, poi ognuno ha le sue idee, è anche un po' pericolosa, nel senso che noi recentemente abbiamo dovuto mettere un impianto endosso, un Bondrich, una protesi impiantabile, un ragazzo che era stato trattato per un'ustione al braccio e aveva sviluppato un colestatoma bilaterale. Nel tempo questo colestatoma bilaterale aveva eroso completamente entrambe le orecchie, quindi l'ho dovuto operare di radicale praticamente bilaterale, e adesso abbiamo impiantato. Ovviamente adesso non ci dimentichiamo anche che alcune forme di ipoacusia improvvisa possono essere legate ad una rottura delle finestre e rottura delle membrane intracocleari, quindi in questi casi la camera iperbarica fa danni. Attenzione. Va bene. Altra cosa, qualcuno di voi... Ecco. Dottor Ciammetti, dai Sernia. Iperbarista non accetta pazienti in camera iperbarica in cui l'ipoacusia improvvisa abbia superato i 3 giorni. Cioè lui dice che l'efficacia
non mi chiedere il motivo, ma addirittura non mi accetta i pazienti. Io addirittura a volte gli ho raccontato delle bugie, lo riconosco, ho detto al paziente non gli dire che l'ipoacusia ce l'hai da una settimana, perché lui dice quando l'insorgenza è superiore alle 72 ore decade fortemente la possibilità di recupero. Questo però, scusami, prego. Però in letteratura recentemente, negli ultimi, mi sembra 2 anni fa, è uscito un lavoro in cui 2 o 3 lavori in cui si esprime proprio il concetto che non è un'emergenza. Esatto. Cioè, che tu faccia il trattamento il giorno stesso, il giorno dopo o a distanza di 7 giorni, l'outcome non cambia. Qualsiasi trattamento tu faccia. Quindi non è un'emergenza, è un'urgenza che devi trattare entro la settimana, con la cavità iperbarica, col cortisone entrato in panico, con l'acqua di Lourdes, come vuoi tu, però devi farlo entro la settimana. Cioè, al di là di una settimana decade, come dice il collega, della camera iperbarica, ma dopo una settimana, dopo 3 giorni. Lui ha fatto così. Certo. Questo è giustissimo, Mario, quello che stai dicendo, la valutazione dei risultati. Tant'è vero, ripeto, non ho potuto presentare sull'ipoacusia improvvisa, o forse ho perso troppo tempo nella parte iniziale. Noi abbiamo fatto un lavoro in cui abbiamo valutato la qualità di vita. Allora, signori, se un paziente, perché noi diciamo che abbiamo un buon risultato se recupera per esempio 25 decibel, ma se il paziente ha un'ipoacusia di 70 decibel e va a 50, in termini di qualità di vita lui percepisce la situazione come ipoacusia, un po' più, un po' meno. Quindi, diciamo, noi abbiamo, e questo vale un po' per tutte le nostre patologie, bisogna cominciare a pensare che i nostri risultati strumentali vadano sempre correlati anche alla qualità di vita percepita dal paziente. Per cui molti dei lavori sulle ipoacusie improvvise, ora abbiamo parlato di questo argomento, ma potrebbe valere anche per altri, ma per le ipoacusie improvvise in particolar modo, basarci esclusivamente sul termine di recupero uditivo ha un senso talvolta non completo, perché il paziente non è come la parossistica benigna, visto che siamo a un cenacolo di vestibologia. Ma voi ritenete che quando voi vedete una posizionale siete contenti perché dice bene, va, mi faccio una manovra e con quello risolvo il problema, ma il paziente non percepisce affatto come benigna la sua vertigine nella maggior parte dei casi, e ci sono delle documentazioni in termini di DHI, di Dizziness Handicap Inventory, che documentano come prima del trattamento c'è un valore che può arrivare anche a 16-18, che è un valore che praticamente rende il paziente tale da, come dire, percepire come interferente sulla vita quotidiana la sua vertigine. Quindi specialmente per le ipoacusie basarci su questi decibel 20, 30 eccetera talvolta non ha senso. Quindi giusta l'osservazione di Mario, che valutiamo anche la tipologia di curva. Qualcuno ha qualche altra domanda? Qualche altra osservazione? Franco. Prego. Il dosaggio del cortisonico entrato in panico? No. Io uso il prednisone a 1 mg per chilo di peso al giorno, che è il dosaggio tutto sommato immunosoppressivo, lo faccio tapered, cioè a scalare, per cui praticamente inizio per 5 giorni con questo dosaggio e poi progressivamente ogni 5 giorni dimezzo la dose, che è praticamente il protocollo standard per 15 per la precisione, 5, 5, 5. Io ho molto apprezzato la tua, diciamo, il tuo cappello, quello che hai fatto, che hai detto riguardo l'endolinfa, la perilinfa, perché mi stavo occupando, mi ha sentito a Bologna. Certo. C'è una cosa però che bisogna forse modificare. Noi abbiamo una cultura che è un po' vecchia, molto, anzi è molto vecchia. Molto. E abbiamo dei preconcetti, abbiamo studiato, ogni volta che veniamo a congressi in cui si parla di orecchie, di vestibologia, in cui si parla di Menier, idro, cioè, quello che esce fuori è potasse e sodio. Questa è l'unica cosa che... O sbaglio? L'unica cosa che esce fuori, potasse e sodio, intossicazione di potassio, per chi ci crede, per un marcello. In realtà però... tu parlavi del fatto che flusso laminare, flusso radiale, c'è un lavoro di SALT del 2015
cioè di quest'anno, l'hai letto? Che dice che praticamente il flusso della scala timpanica è dominato dal liquido cefalorachidiano. Esatto. Ovviamente, però, attenzione, come dici tu giustamente, nelle cavie. Nelle cavie. Giusto. Tant'è che lui parla di un flusso di 35 nanolitri al minuto, un flusso che lui stesso aveva dichiaratamente anni prima tarato su 4 nanolitri, poi ci fu uno Magin che gli disse no, guarda che sono 19, adesso lui ha parlato di 35 nanolitri al minuto. Quindi in realtà nelle cavie esiste un flusso che dalla scala timpani va verso la scala vestibole, il che è contrario rispetto a quello che pensavamo, ed è legato proprio a questo acquedotto cocleare. Ora il problema però è che nell'uomo l'acquedotto cocleare è chiuso nel 70% dei casi. Uno. Quando è aperto è più piccolo. Quando è aperto è più piccolo e contiene anche una vena cocleare, e quindi, che è quella famosa. Terzo, che negli studi che abbiamo visto pure noi, nelle radiografie fatte con la risonanza magnetica a 3 Tesla, l'endolinfa, o meglio, il gadolinio, seguendo una sua strada ovviamente, che parte dalla finestra, in questo caso dalla staffa, perché si sa che il gadolinio non passa precisamente per la finestra ovale, ma passa attraverso delle zone vicino alla staffa, entra e anche nella finestra ovale, da dove esce? Non mica esce dall'acquedotto cocleare, che è vuoto, che nel 100% dei casi non viene visualizzato, ma dal condotto uditivo interno, quasi, anzi esclusivamente dal condotto uditivo interno, e non passa la barriera tra perilinfa e endolinfa. Quindi questo è un dato nuovo, secondo me, che è stato descritto anche da Nakashima e da tutti quelli che hanno, da Naganawa e da tutti quelli che hanno studiato questa cosa, che rivoluziona un pochino quello che noi abbiamo sempre pensato del movimento di questi liquidi, e ci deve essere un'influenza tra, come dicevi tu giustamente, tra il sistema di corale, che è molto simile al sistema di produzione della perilinfa, e i liquidi perilinfatici. Io arriverei quasi a ipotizzare, l'ho detto a Bologna e questa è una cosa che voglio scrivere, arriverei quasi a ipotizzare un'idrope perilinfatica, non endolinfatica. Tanto è vero che la riduzione, non l'aumento, ma la riduzione degli spazi endolinfatici, io mi ricordo Celestino quando diceva gli dai il mannitolo e quello peggiora, perché c'è un crollo, c'è un crollo della membrana tettoria, no? Ed è vero, la riduzione dello spazio endolinfatico provoca gli stessi danni, quindi l'allargamento delle cocchee, della meniera, identica, non l'idrope, ma la riduzione. Ed è stato dimostrato questo. Quindi allora cominciamo a riprendere tutti quanti questi studi, come dire, di base, di ricerca di base, perché secondo me dovremmo rivederli alla luce delle nuove tecnologie. Questa è la cosa che volevo, non so se sei d'accordo. D'accordissimo. Va bene, qualcun altro qualche domanda? Vincenzo. Un dubbio, e forse non ti ho seguito perfettamente, è questo: noi parliamo di, sì, sono sempre un po' quello che hai detto già anch'io, cioè noi parliamo di rampa vestibolare per l'anima di infanzia, l'idrope è l'infanzia, parliamo di spazio per l'infanico e di spazio per l'infanico. Quando io inietto il fango con l'orecchio medio, ho una azione della membrana timpanica secondaria di scarpa per cui me lo assorbe, lì mi va nella rampa timpanica, però a me interessa che vada nella scala media. Ecco, quello che io non so, l'hai detto, cioè l'azione, cioè il meccanismo osmotico che me lo porta dallo spazio perilinfatico nello spazio endolinfatico dove mi interessa che vada, è una filtrazione interscalare basata esclusivamente sul gradiente di concentrazione. Quindi, ed è il concetto che passa diceva più in basso, cioè cosa più dalla membrana basale dalla membrana basale. Cioè
Poi arriva anche all'ipotrema e fa tutto il giro. Però la prima parte, infatti ce ne arriva poco per questo. Perché se ci fosse stato un vero flusso longitudinale, non avremmo visto che c'è questo gradiente notevolissimo dalla base all'apice, perché il flusso l'avrebbe portato verso l'alto. In realtà la maggior parte del farmaco si riduce perché esiste questa filtrazione fra la scala timpanica e la scala media, che poi praticamente contiene il condotto cocleare e tutto il resto, che praticamente finisce il farmaco o perlomeno ne riduce fortemente la concentrazione prima di arrivare alle regioni apicali della chiocciola. Quindi è proprio una filtrazione extrascalare ed è il motivo per cui questi concetti di flusso longitudinale eccetera sono stati, diciamo così, ridiscussi alla luce di queste esperienze. Teniamo sempre presente, e l'ho fatto vedere, le differenze che ci sono fra il cincilla, che è l'animale utilizzato per questo, e l'uomo. Però questo, d'altro canto, allora una gran parte di esperimenti clinici, non solo sull'orecchio, sono su animali da esperimento. Vincenzo. Okay. Complimenti innanzitutto per la esposizione, davvero esaustiva. Volevo chiedere, per quanto riguarda il controllo dei risultati, guarda, bisogna ma tu ritieni davvero indispensabile monitorare il risultato con un test clinico o non è sufficiente per esempio che il paziente stia lento? Ti dico il mio dubbio. Sì. Già l'LTQ test, quando positivo, indica una lesione praticamente completa o subcompleta, sul totale dell'artiglio. In realtà noi sappiamo bene che da quello che tu hai detto si riduce ancora meglio, noi dobbiamo raggiungere quel livello di lesione per addormentare la malattia, perché l'obiettivo è quello di raggiungere la reattività della virus, non quella di distruggere la cintura stessa. Dai la tua idea. Allora Vincenzo, giusta la tua osservazione. Allora, è vero. Io dico sempre al paziente, anche per convincerlo, perché spesso e volentieri quando parli di terapia ablativa il paziente ha qualche titubanza, allora gli dico: guardi, con il basso dosaggio io ti addormento il labirinto e non distruggo il labirinto, tant'è che ti dico già in partenza che potresti avere delle recidive. Allora, è importante il dato clinico, però ti dico questo: quando il paziente, dopo aver fatto una gentamicina, mi dice sto benissimo, non ho avuto niente, io sono perplesso, perché in definitiva io in questo caso faccio l'opposto rispetto al cortisone. Io voglio un bolo, voglio che l'orecchio prenda, perdonatemi il termine, una botta, e questa mi si deve manifestare in qualche modo. Per cui quando il paziente mi torna e mi dice sono stati 2 giorni che avevo un po' di sbandamento forte e quando giravo la testa rapidamente avevo instabilità forte, questa è una cosa che mi rende felice, perché vuol dire che ho avuto una risposta. È vero quello che dici, per avere un input positivo è necessario che ci sia un deficit calorico superiore, però questa cosa con il video di input si supera, perché il video di input ti calcola il guadagno, ma più che altro ti calcola anche la simmetria fra i due lati, per cui tu puoi avere un guadagno che è superiore agli 0,8, che è poi il cutoff fra il normale e il patologico, ma puoi avere una simmetria. E una esperienza che poi non è mia, ma io l'ho verificata, è questa dissociazione tra la risposta calorica e la risposta al bilirubin. Sicuramente avrei fatto qualche gentamicina anche a un paziente areflettico al calorico. Allora, se questo paziente è areflettico al calorico, che gli faccia fare la gentamicina? Gliela faccio per il semplice fatto che è areflettico per certe cose, ma per altre funziona. Quindi diciamo che la valutazione strumentale mi è importante anche proprio per verificare l'azione. Abbiamo mandato un lavoro ora all'Academy e ce l'hanno preso, ora speriamo che venga pubblicato, proprio perché secondo noi addirittura questa dissociazione calorica via di impuls è un hallmark delle forme idropiche. Tant'è che laddove io parlo di maniera probabile, non definita, quindi stiamo parlando di cose al di là della gentamicina, francamente la conservazione del VOR ad alte frequenze io l'ho trovata in pazienti anche con maniera di lunga data. Ecco perché mi baso molto sul video di impulso.
perché il video di impulso, a differenza del video di impulso clinico, ha una sensibilità che è molto più elevata, perché tu sai che il limite del video di impulso è proprio la bassa sensibilità. Però la comparsa di un istantino di secondo grado, la comparsa di un shaking che magari più era negativo, un rinforzo di un shaking preesistente, sai bene che spesso il paziente non minaccia questo, per cui io mi baso molto su questi dati per valutare l'efficacia. E ripeto, sono preoccupato quando un paziente mi viene e mi dice: sai, dopo la gente vicina sono stato benissimo. Vuol dire allora che non ha funzionato. D'altronde è più uno stimolo fisiologico del D-impulse rispetto alla calorica, quindi mi sembra che da un punto di vista funzionale sia più indicativo. Solo per confermare la dissociazione, esiste non solo tra le basse e le altre frequenze del PVR, la potenza canalare, ma esiste la dissociazione anche tra base udine e base canalare che noi abbiamo verificato. E poi questo discorso riguarda anche quella diapositiva dove organizziamo la gente vicina. Dobbiamo ottenere una risposta di quella fasica che è appunto il post test per i cinesi rispetto alla calorica, che probabilmente più si può ottenere una differenza di tipo tonica. Come avete sentito, io mi sono dimenticato, scusatemi, di ringraziare il professor Faralli, che è venuto da Perugia in amicizia, anche non dovendo parlare, ma ovviamente il suo contributo è sempre straordinario e puntuale. Grazie Mario di essere venuto. Un'ultima cosa, ti do un'ultima. Allora, menierico, coinvolgimento emotivo, ansiolitici e antidepressivi. Sì. Sì. Perché non ne abbiamo parlato fino adesso. Sì, vabbè, ora ma l'ho accennato. Sì. Il mio amico Giorgio Guidetti dice che la cosa migliore per trattare un menierico è avere sempre il cellulare in tasca e rispondergli al momento in cui ti chiama. È stressante perché il rischio è grosso. Cioè io, il mio è staccato, oppure c'è la mia segretaria, perché altrimenti non ce la farei. E questo ti dice praticamente come la meniera è effettivamente una delle patologie più coinvolgenti. Ma d'altra parte, signori miei, mettetevi nei panni di un soggetto che magari va in vacanza, c'ha un impegno di lavoro, c'ha un impegno anche così galante, eccetera, con il rischio che da un momento all'altro gli capiti una crisi vertiginosa. Il coinvolgimento emotivo è fondamentale. Tant'è che quando io faccio una diagnosi di meniere, all'inizio vi dico sempre: guardate, di meniere non è mai morto nessuno, però la meniere ha rotolato le scatole. E l'invito a cercare, chiaramente con le chiacchiere è molto facile, però un counseling, che poi sono le chiacchiere, però fa molto più figo dire counseling, e nei confronti del menierico è fondamentale per far capire come il coinvolgimento emotivo, se diventa particolarmente pregnante, può determinare un peggioramento enorme della malattia stessa. In definitiva, anche il richiamo che ho fatto all'ADH ha un senso. Quando si dice al paziente menierico che deve cercare di limitare gli eventi stressanti, non ci dimentichiamo che la neuroipofisi produce due ormoni, che sono la prolattina e l'ADH, che sono ormoni da stress. Per cui, con quella strada delle acquaporine, l'ADH ha un'azione assolutamente rilevante nei confronti dell'idrato. Per cui diciamo che il carico idrico e lo stress sono due elementi che riconoscono forse un unico fattore, un unico comune denominatore, che è rappresentato proprio dall'ormone antidiuretico. E quindi ridurre lo stress talvolta non è facile solo con un trattamento così, diciamo, di supporto psicologico, ma in qualche caso una azione blandamente ansiolitica è utile. Non ci dimentichiamo poi l'azione sul GABA da parte delle benzodiazepine. E voi sapete che il glutammato, in particolar modo, è il neuromediatore fondamentale a livello delle sinapsi centrali, per cui in questo caso potrei ottenere anche un'azione vestibular suppressant che, assieme all'azione blandamente ansiolitica, può essere utile. Non è un caso se il
diazepam è considerato uno dei farmaci d'attacco nella crisi vertiginosa, specialmente anche nella crisi vertiginosa su base acuta, su base manierica, anche se il manierico che ha imparato a gestirsi di solito utilizza altri farmaci senza bisogno di sedarsi e di maniera così elevata. Però il richiamo a una terapia anche ansiolitica è giusta, mentre non sono d'accordo sempre con chi utilizza quasi esclusivamente un antiepilettico quale il clonazepam per il trattamento della maniera, e sapete a chi mi riferisco. Beh, io devo dire la verità, l'ho usato molto il clonazepam proprio perché c'è un maestro non lo trovo del tutto giustificato. Sì, però per breve tempo. Il problema degli ansiolitici è l'assuefazione e le complicanze a distanza. Esatto. Quello è il vero problema. Infatti, dall'inizio di quest'anno, dopo un incontro con alcuni psichiatri, eccetera, io ho cambiato il mio modo di utilizzare gli ansiolitici. Non li uso più. Uso la paroxetina. Perché la paroxetina, che è un antidepressivo a dosaggi non eccessivi, massimo 50 mg, con una dose, diciamo, con un incremento nell'arco di una settimana, può essere presa ad libitum senza effetti collaterali. Quindi, e ha un effetto ansiolitico a quella dose, non è un effetto antidepressivo tout court. Quindi io, francamente, ho cambiato la mia farmacopea e ho cominciato a dare la paroxetina. E secondo me funziona bene. Il clonazepam ha degli effetti collaterali rilevanti, e specialmente se lo utilizzi come terapia di profilassi, perché un conto è utilizzare il clonazepam come trattamento ansiolitico e sedativo per un periodo di tempo, un conto è usarlo come tu usassi la betestina. E lì francamente mi trovo assolutamente non d'accordo, nonostante che la persona che lo proponga sia un amico oltre che una persona di assoluto valore. No, assolutamente. Beh, qualcun altro ha qualche domanda, qualche osservazione? Allora, tu devi andare via. Io scampo. Un attimo. Allora, il professor Casani purtroppo ci deve lasciare. Non muore però, cioè, non è che muore, facciamo le corde, facciamo il scongiuri, no, ci deve momentaneamente lasciare per tornare a casa, ora perché ha degli impegni nel pomeriggio. Allora, anticipiamo, perché lui venne il primo anno, quando ancora non c'era l'uso, che noi sapete che alla fine di ogni sessione abbiamo quella famosa, per cui non è stato, diciamo, gratificato anche in questo senso. Allora, anzi, ti facciamo una fotografia, se mi permetti. Allora, come a tutti quelli che vengono qui, relatori, amici soprattutto, ti diamo l'attestato di socio onorario del Cenacolo. Questo è un onore. Grazie. Dai, bello, su, forza e coraggio, dai. Ok, si era rotta, okay. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie. Abbiamo chiuso questa sessione, possiamo andarci a prendere un caffè, che adesso vi accompagneranno, e poi ritorniamo per la relazione di Arcelli.